Ehi, ho appena capito che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchiria, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. Seguimi, Atreus. Arrivo. Di nuovo alla mano del gigante. Che posto è questo? I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Jarl. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. C'è un'apertura. Ci arrivo. C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte.
Di nuovo qui, ci siamo quasi. Ciò che abbiamo fatto, scalare un gigante morto. Cavalcare un martello in caduta, combattere i cattivi. Cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto molto strada. Grazie. Calma! E adesso? Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la luna del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no. Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Tyr è morto, no? Sì. Ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è spostato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Potremmo esplorare ancora. Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì. È un peccato non usare la barca.
Vedremo, ragazzo. Mimir, prima avevi cominciato una storia. Che dicevi della lunga guerra? Era ora di finire, e infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non... solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir, che Odino aveva a lungo bravo. Sposa Odino. Sai che ti dico? Te la racconto. Padre, occhio! Stai migliorando. Mimir, prima avevi cominciato una storia. Perché Freya sposò Odino? E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Laggiù c'è qualcosa. Quella serratura magica. Nella camera di Tyr. Eccone un altro. È Tyr, però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me.
Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo. Ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok. Le rune rappresentano tante cose. Gli dèi. O gli animali. Aspetta. Vado troppo veloce. Scusa, non io... Non è questo. Senti questo odore. Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora... tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto! Mi scherniranno! Ma se io uccido te, nessuno riderà di me! No! Prova! Quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia? Zitto! Tu non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre. Smettila! Ups, mi sa che l'ho steso. Stai indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male. Atreus. Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo. In barca. Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale? Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Thank you.
chiamato il serpente. Grave, sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo a Elaim, il guardiano del Ponte dei Dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino, porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Proprio a Elaim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi.
No. Esci dalla mia mente. Thank you.
Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. I regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helai.
Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Elheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo.
alle spalle! Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche Odino può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. Il ponte di cui parlava Freya? No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni, ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte, arriveremo direttamente da lui. Da dietro! Usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. No, ecco perché valeva la pena tornare a prendere le lame. Cosa non torna? Solo chi è morto di recente dovrebbe trovarsi. Sono troppi. I cancelli devono essere chiusi e se lo sono, allora è vero, El è piena. Senza le Valchirie a gestire il tutto, El verrà sopraffatta. Chiuso. Che si fa?
I predoni che uccidemmo vicino alla mia casa sono venuti qui come hanno fatto in così poco tempo. Il tempo scorre diversamente nei regni, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim. Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al Lago delle Anime, così come a El rispetto a Midgard. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta.